insonnia estiva. Ne parliamo con il nostro dottor Pietro Mascheri, farmacista e fitoterapeuta. Allora, l'estate è bellissima, il caldo è bello, però a volte ci sono dei piccoli problemi come approcciare al sonno, no? Sì, perché d'estate facciamo orari insoliti, andiamo a letto molto più tardi, quindi squilibriamo un po' quello che è l'equilibrio dei cicli del sonno. E allora, oltre al fatto del caldo, oltre al fatto anche delle zanzare, eccetera, Sì, i fattori sono quindi multipli. sono, e dormiamo molto meno, quindi riposiamo molto meno. E quindi il nostro organismo ne può risentire. Però prima di parlare appunto dell'insonnia estiva, occorre conoscere l'architettura del sonno. Oh, bella questa. Quanto noi dormiamo durante la notte? Quindi noi dormiamo 5 cicli di sonno ogni notte, ogni ciclo dura 90 minuti Sì, e lo vediamo. dalla slide, se moltiplichiamo 90 minuti per i 5 cicli, dovremmo dormire circa 7 ore, 7 ore e 50 per notte. E c'è chi dorme di più, c'è chi dorme di meno, l'equilibrio sarebbe appunto 7 ore e 50. Detto questo, ogni ciclo noi facciamo 5 stadi del sonno e questi sono molto importanti perché il primo stadio è quello dell'assopimento. Quando andiamo a letto non è che ci addormentiamo immediatamente, ci assopiamo, Certo. incominciamo a eliminare le onde della veglia e abbiamo le onde del sonno. E poi il secondo stadio è il sonno leggero. Sonno leggero però basta un rumore Che che ti ci svegli, sveglia, o una certo. zanzara che ci sveglia. O qualcuno che ti E che chiama e mi tu ti chiama? E svegli. rumori, soprattutto i rumori estivi, che sono molti, molto di più di quelli invernali, si possono svegliare. Il terzo stadio, il terzo e il quarto stadio sono gli stadi molto più importanti del ciclo del sonno, perché sono gli stadi del sonno profondo. Qui l'organismo appunto riposa completamente. Lei pensi che la temperatura scende a 35 gradi? Il battito del cuore diminuisce, diventiamo quasi bradicardici e quindi noi riposiamo il nostro corpo, recupera la fatica fisica e psichica della giornata precedente. Però, Certo. e poi abbiamo il quinto stadio, che è quello del REM e o sonno paradosso. Perché paradosso? Perché durante questo stadio noi abbiamo a livello dell'elettroencefalogramma delle onde simili a quelle della veglia, perché noi si dorme, però sbattiamo gli occhi, quindi viviamo il sogno, perché è lo stadio del sogno dell'onirico, lo viviamo come se fossimo svegli. E quindi sonno paradosso. Il REM, si chiama REM dall'inglese Rapid Eye Movement, perché sbattiamo appunto gli occhi. E questo avviene nella seconda parte della notte. Allora, è molto importante l'ora in cui andiamo a letto, perché nella prima parte, il terzo o quarto stadio, avviene nella prima parte della notte. Se noi andiamo a letto tardi, cioè alle 2, alle 1, alle 2, alle 3 della notte, è chiaro che perdiamo il terzo o quarto stadio del sonno profondo e sì, sogniamo, però non ci riposiamo. E quando ci alziamo la mattina Stiamo siamo più peggio. stanchi di quando siamo andati a letto la sera, anche se dormiamo fino a mezzogiorno. Quindi occorre andare a letto all'ora Che giusta. sarebbe Ma quello qual è l'ora stadio? giusta? Sarebbe quello stadio in cui il nostro corpo arriva con una temperatura molto bassa e di Certo, conseguenza riposiamo certo. proprio tutto il nostro Tutto il organismo. nostro organismo. Ma Ecco, l'ora l'ora per andare a giusta, qual letto, è l'ora giusta? L'ora giusta una volta era dopo Carosello, adesso è l'ora giusta, è al primo sbadiglio, perché è il segnale che il nostro organismo ci dà e che ci dice che inizia un ciclo del sonno. Noi di Certo. solito sbadigliamo 1 o 2 secondi, 10 secondi, poi siamo più svegli di prima, però abbiamo perso quel ciclo del sonno che non lo recupereremo nemmeno se dormissimo il giorno dopo fino a mezzogiorno. Quindi è fondamentale. Allora, detto questo, vediamo appunto quali sono anche le cure, no? Per diciamo riorganizzare il nostro sonno estivo. Le cure noi sappiamo che ci sono quelle farmacologiche e che sono basate e che sono a base appunto di benzodiazepine o di simili alle benzodiazepine, che però è chiaro che danno assuefazione, danno dipendenza, per cui a un certo punto noi non ne possiamo far più a meno. E dove vanno ad agire? Agiscono proprio sull'architettura del sonno. Cioè che cosa fanno? Vanno a diminuire il terzo o quarto stadio, cioè la densità del terzo o quarto stadio del sonno profondo e aumentano il sonno REM, aumentano il sogno. Cioè ci fanno sognare di più, ma ci fanno riposare di meno. Quindi Tant'è che chi prende le benzodiazepine sa che dorme tutta la notte, ma alla mattina molte volte è indolenzito, non ha riposato bene, le duole la testa, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, oltre a questo, gli effetti collaterali delle benzodiazepine
sono, sono appunto l'amnesia lacunare, sono anche l'insonnia rebound. Allora, l'alternativa è la natura, la fitoterapia. Voglio dire, abbiamo la fitoterapia a nostra disposizione. Con le varie piante medicinali che non incidono sull'architettura del sonno, ma inducono un sonno naturale eliminando gli stimoli esterni. I rumori, come la passiflora, come la valeriana che ci dà un maggior qualità del sonno, come il luppolo, come la melissa che ci tranquillizza la muscolatura liscia intestinale e gastrica, come l'agnocasto, come la grifonia che ci aumenta la serotonina, la dopamina, che sono i neurotrasmettitori appunto del sonno. Questi non ci danno né assuefazione né dipendenza, né agiscono a livello dell'architettura del sonno, ma ci danno un sonno normale, non ci danno, quindi quando andiamo verso l'inverno che dormiamo di più possiamo eliminare queste piante medicinali senza nessun effetto collaterale. Questa è la cosa più importante. Però mi verrebbe anche da dire il fatto anche della, e poi concludiamo, dell'alimentazione la sera. L'alimentazione perché, è fondamentale. Perché voglio dire, cioè, anche quella è fondamentale. È giustissimo, l'alimentazione è fondamentale, cioè non bere alcolici, non bere molti caffè per chi soffre di insonnia, certo. Mangiare degli alimenti che non siano pesanti come grassi, zuccheri, per soprattutto dire, zuccheri. Il piatto di pasta integrale la sera favorisce anche lo sviluppo della serotonina. Della serotonina, il piatto integrale sì, perché contiene sempre integrale, mi raccomando, perché contiene appunto la fibra, è molto importante anche per il nostro organismo. Quindi non mangiare soprattutto gli zuccheri dopo cena, non fare sport dopo cena, perché aumentiamo la noradrenalina, l'adrenalina che sono quelli della veglia, che sono i neurotrasmettitori della veglia. E quindi andiamo a una bellissima estate, vi auguro a tutti, con le piante medicinali per dormire bene e riposare ancora meglio. E con queste parole io ringrazio, ve lo ripresento, il dottor Pietro Mascheri, farmacista e fitoterapeuta.